Contiene numerose sostanze benefiche, tra le quali flavonoidi, minerali, vitamine e fruttani, ma anche composti solforati che hanno proprietà antibatteriche e antiossidanti. Inoltre, abbassa la pressione arteriosa e i livelli di glucosio nel sangue. Queste e tante altre le ottime proprietà dell'aglione, tema del convegno della CIA di Pesaro Urbino e della Camera di Commercio delle Marche, che si sono ritrovate al ristorante La Lanterna di Fano per parlare delle proprietà funzionali per un'opportunità di coltivazione dell'aglione. Da sempre la CIA è attenta ai bisogni del territorio, in questo caso con questo convegno andiamo anche a cercare di capire quelli che sono i bisogni dei cittadini, delle persone, perché andiamo a parlare di un prodotto che è sicuramente funzionale sia per l'organismo che poi può esserlo per le culture anche nel nostro territorio. Sì, ma noi con queste iniziative ogni anno, quindi cercando di portare a conoscenza, insomma, dell'opinione pubblica, del consumatore, alcuni prodotti funzionali, vogliamo anche dare opportunità alle nostre imprese agricole, anche nuove, per avere poi la possibilità di fare una produzione diversificata rispetto a quella che attualmente fanno. Quest'anno presentiamo l'aglione, che non è un prodotto molto conosciuto nella nostra regione, in quanto proviene di fatto dalla Toscana, ma questo prodotto ha delle caratteristiche particolari. Queste caratteristiche permettono per esempio a chi è intollerante all'aglio di non esserlo all'aglione, per quanto riguarda diverse patologie, compresa quella del colesterolo, un abbassamento di quello, la situazione cardiovascolare, amico delle ossa, ma oltre questo anche nel mercato, ha un mercato molto importante da un punto di vista economico. Se lei pensa che l'aglione che abbiamo preso per fare questa iniziativa ci è stato venduto a 60 euro il chilogrammo, chiaramente perché non c'era più nel mercato, ma mediamente va intorno ai 20-25 euro il chilogrammo. Questo significa che è un prodotto che può dare un'alta remuneratività, quindi dare opportunità nuove è una delle nostre attività che dobbiamo fare. E questo devo dire grazie anche alla Camera di Commercio delle Marche, prima quella di Pesaro, che hanno sempre creduto in queste iniziative, che ci credono e quindi aiutano anche a far sì che queste iniziative vengano fatte. Bisogna dire che non è la prima volta che la CIA si occupa felicemente di proporre dei prodotti poco conosciuti o anche se appartenenti in qualche modo alla tradizione, che tuttavia hanno la possibilità non solo di essere funzionali rispetto a determinate esigenze della persona, ma anche hanno la possibilità di integrare il reddito d'impresa agricola. Questo è un fatto importante ed è per questo che la Camera di Commercio delle Marche ha sempre sostenuto, affiancato queste iniziative e in questo caso assieme anche alla Regione Marche. Del resto il sistema associativo, la CIA, la Camera di Commercio e la Regione sono presenti ed operanti in questa fase in stretta collaborazione, sia su eventi come di prossimo svolgimento come la settimana delle Marche a Dubai. Ci sono poi bandi attivi per la promozione in Italia e all'estero delle fiere, ci saranno bandi per la digitalizzazione del sistema imprenditoriale ed è attivo anche il bando per la promozione dei borghi dell'entroterra attraverso l'insediamento di nuove attività commerciali. Quindi un complesso di attività svolte in sintonia che vanno nella direzione di una difesa, di un rafforzamento dell'economia marchigiana in uno dei suoi momenti più difficili.